Buonasera ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Nikim. Riprendiamo la nostra avventura sul nome Sky. Tra qui sto caricando tutto. Wow, ho completato il primo loop. Molto probabilmente è stata la community a completare il primo loop. Ok, completato proprio al login, quindi frammenti di ricordo aggiornati a classe B, quindi ora tutto quello che in teoria si droppa è di classe B. Sì, infatti è qua da classe B. Ok. Aggiorniamo il nostro potente inventario. Si inizia a ragionare. Ok, grande. Ora si dovrebbe cominciare con questo. Mi sa che siamo ancora agli inizi. Ah, già 40% mica è male, raga. Vuol dire che fra 1 o 2 giorni massimo completeremo in automatico anche quell'obiettivo. Non so se arriveremo mai a 5, però. La domanda vera è cosa ci dà la quinta ricompensa? Frammenti di ricordo, inventario, niente di particolare comunque. Mi sa che prima di riuscire a completarle tutte queste, noi probabilmente avremmo finito interamente la spedizione. Allora, qua rimane sempre da prendere l'animale, qui i cristalli tempestosi. Orrore tossico, pianeta bruciato, pianeta radioattivo. Dovete vedere se in qualcuno di questi pianeti ci sono. Pianeta a base acida. Posso provare nel pianeta bruciato, ma tendenzialmente dovrei tentare in un sistema che è un po' più estremo, tipo questo. Solitamente dove ci stanno i metalli attivi ci sta anche. Ci stanno anche le tempeste e di conseguenza i cristalli tempestosi che ci servono. Allora, potremmo anche decidere di andare direttamente al punto 4. Vediamo se in questo sistema c'è qualche tempesta o roba del genere. A livello di materiali e quant'altro non ci serve a raccogliere altro che quello e poi distruggere le sentinelle, ma quella è un'operazione abbastanza semplice, basta costruire una baracca, dovremmo riuscire a farcela. Allora, pianeta radioattivo, pianeta della polvere. Pianeta a base acida, orrore tossico, quel pianeta radioattivo, ci deve essere un pianeta bruciato o roba del genere. Vediamo se qua troviamo quel che serve.
Si vede letteralmente una minchiazza. Ok, adesso si vede. Mi sa che c'è in corso proprio una tempesta perché se il tempo fa così. Quindi l'avrei trovato anche a caso. Ragazzi, sicuramente questo non è un pianeta che ha i cristalli tempestosi, quindi possiamo anche andarcene da qui. Però abbiamo trovato totalmente ad catsum materiali utili. Perché in materiali è l'inventario. Ok, prossima spedizione quanto è distante? Ah, ci arriviamo con un salto? Ottimo. Ma non perdiamo tempo.
Fuck! Stupido tornado! Oh, I'm alive! Mamma mia, raga, l'ho vista una brutta di più. Ma oh cazzo, ci mancavano pure loro. Merda, merda, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto. Cazzo ragazzi, no. No. No, ragazzi, no. 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 No, ragazzi, no. No. Dio santo, no. Dio santo, no. No. Ragazzi, no, no. 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 Cos'è sta merda? No. No. By the love of mercy. Ragazzi, mi serviranno un paio di minuti per sopprimere la furia omicida che mi sta percuotendo. God, why? Ok. Non tutto il male viene per nuocere, in questo pianeta posso reclutare gli animali balordi.
Ragazzi, sto trattenendo la furia omicida, quindi morire in quel modo idiota è veramente penoso. Ma vattene a fare in culo proprio con tutto l'animo. What is this shit? Ok. Perché monumento? Perché sono dovuto morire come una testa di cazzo? Ero così vicino, ragazzi, penso che avrei potuto completare tutto in un singolo episodio, ma mi tocca rifare tutte cose da capo. Tutto per una stupida tempesta, uno stupido burrone. Le stupide e fottutissime sentinelle. Dimmi che morirò senza ossigeno. Tua sorella, supporto vitale. Dov'è l'ossigeno, cazzo? I'm dead, I'm dead, I'm dead. Ok. Non mi sono mai ritrovato in una situazione così merdosa quanto adesso. Questa è una super merdosa situazione.
Come posso sbolognarla? Serve ossigeno. Fuck you, game. Questa è stata una bastardata. Farmi trovare ossigeno, farmi trovare un fottuto monumento e non un cazzo di negozio. Vasca, sa ci cazzi. Cazzo, mi serve carbonio, devo adottare questo stronzo. Are you fucking kidding me? Stupida formica killer. All'astronave prima che sia troppo tardi, formica killer. Guardate come sono ridotto, maledizione. Che situazione di merda.
Raga, non ci voglio ancora pensare che sono morto quasi al finale. Stupido tornado, stupida tempesta. Ok, una cosa è fatta, adesso mi serve il metallo puro. I can't see shit. Mi ha colpito. Mi danneggio da solo, poi perché ho 2 punti vita? Attento, Franco, se ti metti davanti ti fai male. Carbonio. Qui c'è una merda. Ma che buco di culo di pianeta sono capitato?
energia ricaricata. Ok, è il momento della verità ora. Intanto raggiungiamo la stazione spaziale per comodità. Poi vediamo se dall'anomalia posso rievocare la mia navicella, che non è questo gabinetto ambulante qui. Oh God, sono veramente un pezzente in sta partita. Andatevene a fare in culo, pirati, ce l'ho con voi anche. Perché esistete? Speriamo che bello sguardo ci assista.
Bello sguardo vecchio mio, dimmi che in questa partita non mi sono fottuto le ricompense. Ok, perfetto. Riprendiamo tutto. Ok, prendiamoci col multitool. Anzi, prendiamo questo che è meglio. Veramente? Non sei riuscito a salire fin lassù? Questa è la prova di quanto sia inetto il personaggio a livello base. Sono eccessivamente povero pure per i potenziamenti. Andiamo al mercantile, dannazione. Ok, allora in teoria non dovrei rifare tutto quanto da capo perché gli obiettivi che avevo portato a termine dovrebbe considerarmeli completati. In teoria però, ragazzi. Muoviti, sciancato. Questo uomo è così netto che non riesce neanche a correre per 2 secondi senza avere il fiatone. Uomo, questo essere schifoso.
Ma che cazzo me devo fare della merda qui? Ma vaffanculo. Ok. Penso che questo episodio lo chiamerò Epic Fail. Episodio invece numerico metterò direttamente Epic Fail.
stazioni orbitali ricevute.
Guardate che testa di cazzo questo alieno, cosa inutile. Sei buono neanche come combustibile vivente. Porca miseria, quanto ne vuoi? 150? Vuoi 200, disgraziato? Ok, here we go again. Ma è normale che qua c'è un buca, porca puttana.
Andiamo a prendere il fottuto rame.
Che palle. Ritorniamo al maledetto Emporio. Run, you imbecile. Ovviamente non riesci a scalare con il tuo jetpack questa zona. Cazzo, perché? What? Dobbiamo ritornare indietro per forza. Questo emporio è mio. Non so se può servire alla gente, però abbiamo un emporio. Ora però mi devo ricordare qual è il primo pianeta da cui sono venuto io. Sia quello. Sì, se non ricordo male era quello del gelo. Fuck off, non ho tempo per voi. Fuck off.
è stato un bel viaggio. Renditi utile, Goffredo. Ovviamente faccio prima con te che con il jetpack andando a piedi. Pure. Ma vai a fare in culo. Run, bitch. Stupido animale idiota. Leva sto cazzo di... Can't see shit. I'm freezing. Off, you're happy.
fase 1 completata. Fanculo. Non vedo niente di interessante.
Ragazzi, che cazzo è successo? Oh my God, sono morto! Come cazzo sono morto? Mi sono allontanato 5 secondi, porca troia, ragazzi. Questa sarà la live delle bestemmie totali. Se riesco a raggiungere sta merda di astronave e vi saluto che per oggi mi sa che ho raggiunto il limite massimo. Leva sto cazzo di festeggiamento della merda. Va bene ragazzi, questa missione la chiamerò Epic Fail. Sono esausto per tutta la rabbia che ho messo dentro questo gameplay. Non ho visto come diavolo sono morto perché mi sono dovuto allontanare, che mi hanno chiamato per un'emergenza, quindi non so che cazzo sia successo. Voglio soltanto buttare voci, ma non posso farlo. Quindi per oggi ci salutiamo. Vediamo se domani riesco a recuperare tutto il merdone che c'è da recuperare. Spero che mi dia completati lo stesso gli obiettivi, però non lo so. Non lo so, ragazzi. Ci si becca la prossima volta.